formazione è molto, molto importante perché conosci persone nuove. Un motivo per cui un giovane deve partecipare al campo è perché ci si diverte molto e veramente è un momento di formazione molto importante della personalità considerata nel suo complesso. Io ho fatto un'esperienza di campo a Cerignola, a Castel Volturno. A Cerignola hanno confiscato un uliveto che era abbandonato e noi l'abbiamo praticamente risistemato. Connesso all'uliveto c'era un edificio che noi abbiamo chiamato il bunker, che praticamente era un cubo di cemento tutto vuoto, senza finestre, cubo proprio, secco, con un ingresso enorme, e dentro ci stava secco secco un tir, un bilico in tutta la sua lunghezza, che entrava a canna, chiudevano le porte, caricavano, scaricavano tutte le cose che dovevano caricare e scaricare, sostanzialmente droghe di vario genere, armi, eccetera. Quel bunker l'abbiamo pulito, tutti gli anni viene continuamente risistemato, viene fatto uno stato di avanzamento e credo che diventerà un luogo un'azienda per la trasformazione di prodotti alimentari, insomma. Il secondo campo, io dove sono stato a Casal di Principe, quella che adesso viene chiamata la Terra dei Fuochi. Anche quella è stata un'esperienza molto importante, formativa, e la cosa più importante è che quando fai questi campi conosci delle persone che non ti dimentichi mai più. Io le ho portate a Parma perché volevo che facessero testimonianza sulla loro esperienza, su quello che hanno, insomma, sulla cultura che abita il loro territorio, ma sono esperienze indimenticabili. Entrano e non escono più. Io ho fatto il campo anni fa, Salso Maggiore Terra, e un po' per caso, diciamo così, sono tornata e ho preso da questo fuoco, ho contattato il presidio più vicino a casa mia. Faccio il campo di Ottaviano, abita un castello medicio, che è stato per un periodo molto breve di proprietà di Raffaele Cutolo. E per questo motivo è conosciuto forse dalla maggior parte delle persone, anche perché c'è stato fatto un film come il castello appunto di Cutolo e di quel periodo, è rappresentativo di quel periodo. È bellissimo perché quando arrivi ad Ottaviano la prima cosa che vedi, che i tuoi occhi incontrano, è il castello, perché domina tutta la città. E appunto forse per questo era stato scelto dal criminale, proprio perché la sua presenza fosse sentita da tutto il paese, perché posto in alto. E noi ci occupiamo della cura degli orti, del verde, anzi della pulizia del verde, che la mattina, ovviamente, perché i periodi sono quelli là estivi e quindi il caldo da noi è molto forte, la mattina soprattutto presto si coltiva l'orto, si curano i sentieri, inoltre siamo sempre spesso accompagnati da allegamento, da guide esperte che poi ci portano alla scoperta del territorio e soprattutto dell'ente vari. Il pomeriggio è dedicato la maggior parte delle volte alla formazione, che per noi è molto importante, ovviamente è concentrata soprattutto sulla memoria e sulla conoscenza dell'impegno della società civile in quel territorio per la lotta all'abuso edilizio o comunque ai temi dell'ambiente. Il campo di Estate Libera a Castellammare di Stabia è il campo storico di Libera nella provincia di Napoli, infatti è il primo campo che si fa dal 2009 nella provincia di Napoli. Un campo particolare perché è uno dei pochi campi che non prevede un lavoro sulla terra, perché a Castellammare non c'è la terra, in compenso c'è il mare e ci sono le terme, ma prevede la convivenza e il lavoro all'interno di una palazzina confiscata al clan d'Alessandro, che è un clan ancora molto attivo sul territorio, in particolare nel quartiere Santa Caterina, dove
ha sede appunto l'ashram, che è la, il nome del, del bene confiscato. All'interno di, del campo c'è una quota dedicata al lavoro di ristrutturazione e manutenzione della casa stessa e poi una grossa quota invece dedicata alla formazione e a, allo scambio e alla conoscenza e del territorio e degli abitanti della casa, che sono gli immigrati, in prevalenza bulgari, perché a Castellammare c'è una forte presenza della comunità bulgara. L'ashram è un posto che è identificato con una persona in particolare, che è Maurizio Somma, che è il presidente dell'associazione Casa della Pace e della Non Violenza, che è l'associazione che gestisce appunto il bene confiscato, ed è un bene cui cerchiamo di trasmettere ai ragazzi che vengono valori come appunto la pace, la non violenza, la lotta civile non armata. È un campo per singoli. L'anno scorso abbiamo avuto ospite un ragazzo che era in regime di messa alla prova, due ragazze francesi, quindi è stato un campo molto variegato per presenze. Quest'anno io sarà la mia terza esperienza, speriamo che sarà un'esperienza come le altre, degna delle aspettative sia nostre che dei ragazzi che ci verranno a trovare. Ho 30 anni, vengo da Palermo, sono di Palermo, e mi chiamo Roberto, io collaboro con una cooperativa che si chiama Liberamente, gestisce un bene confiscato a Cinisi. Il bene confiscato si chiama Ciuri di Campo ed è intitolato ed è dedicato a Peppino Impastato. È il luogo in cui Peppino Impastato ha vissuto e ha portato avanti le sue lotte. La cooperativa gestisce diversi, due in particolar modo. Questo di qua è Marina dei Cini, che è un residence che apparteneva a Vincenzo Piazza. Sono quattro villette, di cui una bifamiliare, ma appartiene a una confisca di 10 ettari di terreno, sono 52 villette. Vincenzo Piazza era associato ai Graviano e acquistando 10 ettari di terreno con 30 milioni di lire, 30 milioni, lui ha lottizzato questo terreno, quindi ha diviso questi 10 ettari in porzioni minori e le ha rivendute a 30 milioni. Quindi acquistando 10 ettari e 30 milioni ha lottizzato in 52 villette rivendute per 30 milioni. Finanza ha stimato nella confisca, ha stimato il patrimonio di Vincenzo Piazza intorno ai 2.000 miliardi di lire, anche se è una stima a ribasso, perché si pensa che potesse essere addirittura del doppio, visto che i soldi della mafia, per come entrano, hanno la capacità e la rapidità di sparire nell'arco di un soffio, di un battito. Quindi il nostro campo è incentrato lì a Marina dei Cinisi. Gestiamo anche un limoneto di 2 ettari, Partinico, una delle zone diciamo particolari dal punto di vista di presenza mafiosa, che ha una problematica legata a diverse confische, in quanto non essendo ben regolamentato, il limoneto si trova all'interno di una proprietà, che di questa proprietà è stata confiscata soltanto la mente. Abbiamo lo stesso ingresso e la stessa strada in comune con gli ex proprietari dell'altro, del resto del limone. Non ci guardano di buon occhio ovviamente sotto questo punto di vista. Non è un caso isolato, in quanto con altri beni confiscati io collaboro anche, sono socio dell'EMPA, la sezione di Partinico, e abbiamo lo stesso problema. Lì abbiamo ricevuto qualche problemino in più, provando a fare qualcosa hanno strutto un po' il nostro raccolto, anche se in verità non avendo la certezza non possiamo dare colpe a persone in particolare.